con noi il professor Calogero Di Carlo, che si sta occupando invece dello sviluppo delle sedi in Italia, e do la parola proprio al professor Di Carlo per chiedere, ecco, come va questo sviluppo, quanto entusiasmo trova su questi territori e perché Vallo della Lucania. Perché? Una domanda difficile, ma a me viene molto facile, perché intanto io sono nato in provincia, in un paese, e quindi mi sento qua a casa, sento il calore già della gente che è molto vicina. Infatti, venendo verso qua col Presidente, parlavamo proprio di questo, la differenza di quando andiamo nelle grandi città e nelle città più piccole, nelle cittadine bellissime come questa, è proprio questo, sentire il calore della gente che ti sta vicino e che condivide con te questo grande progetto. Volevo ringraziare il Sindaco, allora Antonio, con il quale già più volte mi sono incontrato per attivare questo progetto. Volevo ringraziare tutte le autorità, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri, che vedo qui presente, il Comandante della Stazione sicuramente, e il Comandante della Polizia Locale. Sono molto vicino, comandante, perché l'ho fatto 35 anni quel lavoro là, quindi mi viene più facile ringraziare, ma ringrazio tutti, e quando vi vedo mi si apre sempre il cuore, quindi nonostante già un paio di anni che ho dismesso, però è sempre, si portano qua, Ialamare, diceva un nostro grande comandante. Grazie veramente a tutti, e volevo ringraziare anche Peppe Castiello, che non lo faccio mai, però grazie a lui oggi siamo anche qua a Valle della Lucania, e per ultimo anche l'onorevole Cobellis, che ha voluto fortemente anche questa università qui a Vallo della Lucania. Abbiamo subito intrapreso questo cammino, la nostra Alessandra Tiziana Procino, che ormai da un paio di mesi qui nella sede si è subito adattata a questa grande cittadina, si sente già cittadina Vallo della Lucania, quindi un grazie a tutti voi. Che dire? Oggi è una giornata importante per questo centro. Arrivare qui, dopo tutta questa strada da Napoli, abbiamo visto le difficoltà che ci sono, e dare questa grande opportunità ai giovani di avere l'università a chilometro zero, che è veramente qualcosa di eccezionale, trovare questa sede splendida già pronta per essere usufruita ed essere messa a disposizione dei giovani di questo circondario è veramente importante, e devo dire che il Sindaco e tutta l'amministrazione è stata lungimirante nell'accettare subito questa grande proposta, anzi ci ha invitati affinché questo avvenisse. Noi siamo fieri di essere qui, perché oltre a quello che sono i problemi dell'università, sicuramente noi forniamo un servizio sociale, dare l'opportunità, la pari opportunità al ragazzo che vive a Vallo della Lucania, in un paese qui vicino, alla stessa stregua di quella che sta a Salerno o a Napoli, per noi è una grande soddisfazione, grandissima, e credo che lo sia anche per il Sindaco, lo siano per tutti coloro i quali hanno contribuito affinché questo avvenisse. Abbiamo delle sedi meravigliose, io dico che questa è bellissima, lo diciamo sempre quando andiamo a inaugurare, che ogni sede ha una sua storia, questa è bella perché si presenta già così, ma già la storia dell'edificio è veramente tantissimo. E quindi un grazie di cuore, voglio ringraziare un po' tutti, e speriamo che di poter attecchire bene e dare un servizio importante ai giovani, perché quello che è importante è dare subito dopo anche la possibilità di trovare un lavoro, oltre quello che dare e trasferire il sapere e dare la possibilità di poter studiare qui a casa. Quindi Presidente, ti ringrazio pubblicamente, oltre a ringraziare le autorità, ringrazio te perché tu ogni volta ci metti tutto quello che c'è da mettere per poter dare la possibilità di avere una grande sede anche a Valle della Lucania. Grazie. Pegaso, molto più di un'università.